Per una persona che riesce ad andare in Svizzera, ce ne sono centinaia che non lo possono fare. Se sarò nelle condizioni di farlo, continuerò a farlo. Qui nessuno vuole imporre nulla a nessuno, si tratta di lasciare le persone libere di scegliere fino alla fine. Che senso ha che una persona completamente paralizzata allora ha diritto perché è sottoposto al trattamento, invece un malato terminale con un'aspettativa di vita di pochi mesi non abbia diritto a questa scelta e debba affrontare quello che Elena ha definito un inferno che non voleva affrontare.